ma quante cose ci sono da scoprire sul grande artista Sandro Botticelli. Io sono Arte Conca, se ti racconto i segreti dell'arte e questa volta ti voglio svelare un piccolo segreto. Sai che Botticelli era segretamente innamorato di una bellissima ragazza dai capelli lunghi e biondi? E forse non lo sai, che è anche tra le protagoniste di moltissimi dei suoi capolavori. Sei curioso di scoprire quali? Dai, su, lo so che lo vuoi sapere. Oggi ti presento la primavera di Sandro Botticelli! Allora, vuoi scoprire tutto, ma proprio tutto su questo grande artista? Iniziamo subito! Ah, quante cose ha fatto Sandro Botticelli alla corte della famiglia Medici, ricordi? No, non i dottori, ma i grandi appassionati d'arte, proprio come te. Ha vissuto delle esperienze incredibili a Firenze e pensa si è pure innamorato di una bellissima ragazza. Il suo nome era Simonetta Vespucci ed era la sua musa. E sì, Simonetta era così bella con i suoi lunghi capelli biondi e ricci, il viso d'angelo, che Botticelli se ne innamora perdutamente, talmente tanto che la rende protagonista delle sue opere più belle, diventa la sua ispirazione. Sai quali? La Primavera e La Nascita di Venere sono le due opere tra le più importanti di Sandro Botticelli. Lorenzo? Ma aspetta, non Lorenzo il Magnifico, ma suo cugino! Mamma mia, che confusione! Allora, dicevo, Lorenzo, il cugino del Magnifico, un giorno va alla bottega di Botticelli e gli chiede di creare delle opere per la sua nuova e grandissima villa che ha appena comprato. Questa villa si trova a Castello, sulle colline vicino a Firenze. Le opere dovranno essere così belle che tutti gli amici che andranno a trovare Lorenzo dovranno essere sorpresi dalla bellezza dei dipinti. Ma quali opere può creare Botticelli? Bene, Botticelli non sa proprio cosa dipingere. Cosa può dipingere di così bello da lasciare tutti, ma proprio tutti senza parole? Tu cosa dipingeresti? Dai, dimmi, qual è la cosa più bella per te? Io dipingerei il mio cagnolino? Oppure aspetta, anche la mia moto? Non lo so, ma tanti bei pensieri, che bello! Ma aspetta, continuo a raccontarti di Botticelli e delle opere per la villa di Lorenzo. Botticelli pensa e ripensa, quando all'improvviso, boom, ha un'idea! Chi è così splendida come i fiori di primavera? E chi è così bella che tutti si innamorano di lei come Venere, la dea della bellezza e dell'amore? Ma certo, è solo lei, la sua Simonetta. E sì, sarà lei la protagonista delle sue opere per la villa di Lorenzo. Ah, che bello! Botticelli ha finalmente deciso. Tutto contento per aver finalmente trovato la protagonista delle sue opere, Botticelli si mette subito a lavoro. È arrivato il momento di creare la prima opera, la Primavera, per mostrare a tutti la bellezza della primavera. Ha in mente così di fare un grande dipinto e quindi la prima cosa da fare è trovare una grande tavola di legno su cui disegnare e dipingere. Eccola! Trovata! Un'asse di legno qui, un'altra asse di legno là, ed ecco la tavola dove disegnare e dipingere la primavera. Botticelli realizza un bel boschetto con degli alberi di aranci. Vedi, nel prato ha dipinto tantissimi fiorellini colorati, ma quanti sono! E hanno per giunta dei nomi bellissimi. Non ti scordar di me, Iris, Fiordaliso, Papavero, Margherita, Viola, Gelsomino. E poi ci sono tanti personaggi incredibili. C'è Zaffiro, il vento della primavera, un po' monellaccio, perché cerca di rapire la bellissima ninfa Clori che è proprio lì ed è vicino a sua figlia Flora. Ah, che meraviglia! Indossa un vestito stupendo, tutto fatto di fiori. Guarda qui invece, al centro c'è Venere, la dea dell'amore e della bellezza. Ma guarda un po' su chi c'è lì tra gli alberi. C'è Cupido, che svolazza di qua e di là con il suo arco e le sue frecce. Chi vorrà mai colpire Cupido? Ah, e poi vedi le tre grazie che ballano e poi il bellissimo Mercurio vestito di rosso che caccia via le nuvole, perché si sa, la primavera non è mica nuvolosa. Ah, Sandro, così contento per questo dipinto. Eh sì, è proprio la primavera. Oggi quest'opera si trova in Italia, in una delle bellissime sale del Museo della Galleria di Firenze. Se ti è piaciuto questo video, cosa aspetti? Vieni a scoprire con me i segreti dell'arte, ti racconterò dei grandi artisti, dei loro capolavori, dei
musei e delle bellezze in giro per il mondo. Iscriviti al mio canale e diventa anche tu un Arte Conca Kids!